Giovanni Antonon, guarda che tipo da spiaggia che è, ciabatta, pantaloncino corto. Guarda la maglietta come sporca. Perché vuoi dire che hai lavorato? Ho lavorato non tanto ci oggi, sì abbiamo lavorato sul telaio, sul motore, abbiamo fatto tante cose. Alla fine ti... Ho bisogno di mettere questa maglietta domani? No, scherzo, una nuova domani, dai. Però alla fine ti sei messo a posto, mi sembra, anzi, stra a posto. No, non sei convinto? Sì, c'è da migliorare ancora un pochino il mezzo. Diciamo che è andato forte sul giro, ho messo 3 decimi a Renault D e anche Lammers. Penso che il passo è 4 o 5 decimi. Ho fatto tutti i giri uguali, quindi io sono contento, però c'è da migliorare ancora, voglio andare più forte ancora. Si vede che non sei soddisfatto, però devo dire una cosa, che è stato un weekend in crescendo, quindi probabilmente si tratta solo di affinamento. Hai dato un'impressione, anche quando sei ritornato sul Renault D, che è davvero... Chi ne ha di più sei tu. Sì, penso che siamo messo bene. Stasera abbiamo visto nella ultima manche A contro C, però voglio andare più forte, quindi lavoriamo stasera e domani per andare ancora più forte a domenica. Credi che Intrepid, Lammers in particolare, possa tirar fuori il jolly entro domani o...? Non lo so, sicuramente ha qualcosa in tasca, dopo non è mio problema, penso alla mia strada, da fare il meglio possibile. Proviamo qualcosa nel warm-up domani mattina e se sono contento vado così a fare la gara, se no ritorniamo come l'ultima manche che è andato veramente bene. Hai paura degli altri, non di Bas quindi, ma che ne so, di Iglesias o di Renault D? Ho paura di te. Ma io sono in tribuna, quindi non posso far nulla in gara. No, penso che abbiamo dimostrato di essere veloce nella ultima manche. Dopo sicuramente c'è sempre i clienti. Penso che Sarno mi piace anche, telaio va bene, motore va bene, pilota penso che è in forma. Vediamo domani, domenica.